Anche i cittadini di Fermignano saranno chiamati alle urne per le prossime elezioni comunali, in programma il 3 e 4 ottobre. Elezioni attraverso le quali sarà individuato il primo cittadino e la squadra di assessori che guideranno il comune della provincia pesarese per i prossimi 5 anni. Pronto per la sfida elettorale il sindaco uscente, candidato per il centro-sinistra, Emanuele Feduzzi. Il nostro programma prevede in realtà una continuità con la Fermignano Futura che abbiamo vissuto in questi 5 anni. In questi 5 anni abbiamo investito nella nostra città 13 milioni e mezzo di euro e il nostro progetto principale era e sarà la terminazione dei lavori della scuola primaria che ospiterà 500 bambini. In un colpo solo riusciremo a sistemare 2 aree, appunto l'area di via Carducci dove verrà demolita la vecchia scuola per far spazio a un anfiteatro all'aperto che ospiterà le varie manifestazioni della nostra città e della nostra scuola, e ovviamente la nuova scuola che ospiterà tutti i bambini di Calpino e Fermignano con una scuola ipertecnologica, una scuola 4.0. Abbiamo poi la costruzione del nuovo centro anziani, una nuova rete di ciclabili che abbiamo progettato insieme all'architetto Tuntini e che stiamo mettendo già in opera con i nuovi marciapiedi di via Tasso con la nuova area ciclabile, tutta una serie di attività, ad esempio come la nuova pubblica illuminazione, come oggi abbiamo vinto un nuovo bando europeo che ci finanzierà altri 300.000 euro di interventi, quindi altri 221 punti luce. Avremo poi una serie di asfaltature, chiaramente, ma quello che sarà il macro progetto ovviamente sarà l'ex campo sportivo che dovrà essere il nostro nuovo polmone della nostra città, il nostro nuovo luogo dove poter fare manifestazioni e fare incontrare le famiglie fermignanesi. Tra i principali obiettivi portati a termine nei primi 5 anni di mandato, racconta Feduzzi, c'è quello di aver messo a norma gli edifici scolastici e le strutture sportive del comune. Abbiamo messo in sicurezza completamente tutte le strutture della nostra città, ma soprattutto le abbiamo rese accessibili anche a coloro che sono portatori di handicap, con l'installazione di 4 nuovi ascensori che hanno reso così completamente accessibili tutte le nostre strutture. Quello che abbiamo cercato di fare è di coinvolgere in questi 5 anni la città nelle scelte. Ad esempio, penso che siamo stati i primi che abbiamo posto un referendum in un quartiere per decidere la viabilità insieme a loro, insieme proprio ai nostri concittadini. Ed è questo è molto bello. Giovani, turismo, attenzione al sociale e alla comunità grazie all'istituzione di 3 sportelli, uno legale, uno psicologico e uno dedicato al cittadino, e con lo sguardo sempre attento anche sulle opere pubbliche. Su questi principali punti si basa invece la proposta della candidata prima cittadina per la lista Fermignano Rinasce, Delfina Betonica. Col cittadino bisogna parlare, bisogna aprirsi, bisogna fermarsi, bisogna ascoltarlo. Questo a nostro avviso un pochino ha mancato. Vorrei coordinare una squadra per poter raggiungere degli obiettivi utili al paese e ai cittadini. Decisamente la piazza Garibaldi va rivista, nel senso che la viabilità e l'utilizzo della piazza va visto in maniera diversa. Teniamo di fondamentale importanza le asfaltature, perché le strade sono veramente deteriorate, particolarmente poi le strade anche periferiche. Riteniamo giusto che, per quanto riguarda il campo sportivo, riqualificarlo e riteniamo giusto effettuare una trasformazione in campo pubblico. Differente la visione rispetto a Feduzzi sul complesso della scuola Bramante, per la quale la candidata di centrodestra auspica un recupero e non una demolizione. Io apprezzo molto che la struttura sia a livello tecnologico all'avanguardia, però nulla vieta che assolutamente è un obbligo buttare giù, secondo noi, la vecchia scuola, diciamo quella dove attualmente ci sono i ragazzini che stanno frequentando attualmente la scuola primaria. Dal nostro punto di vista erano locali che potevano essere benissimo recuperati da un punto di vista anche della sicurezza e utilizzati per altro,